Salve a tutti, anche oggi siamo a Prato e torneremo alla bellissima galleria di Palazzo Alberti per gustare un'altra bellissima opera. Oggi infatti qua andremo a vedere un'opera di uno straordinario artista e l'opera si intitola Rebecca ed Eliezer al Pozzo. Jacopo Vignali è stato un pittore allievo di Matteo Rosselli che iniziò presto una brillante carriera tanto da diventare uno dei più noti artisti della pittura seicentesca fiorentina. Della sua vita, per chi ne fosse interessato, parlo in un altro video del mio canale dedicato a un'altra sua bellissima opera, Il Flautista. Un video che chi vuole può andarsi a ricercare e vedere. Ma oggi la nostra attenzione si soffermerà su questa bellissima opera di Jacopo Vignali presente in galleria, Rebecca ed Eliezer al Pozzo. L'opera narra appunto un racconto biblico. Abramo infatti mandò il suo servitore Eliezer a cercare nell'alta Mesopotamia, la terra dei suoi avi, una moglie adatta per suo figlio Isacco, ormai quarantenne. E là, presso un pozzo, Eliezer pregò Dio di indicargli la ragazza da Dio stesso prescelta, facendo in modo, per riconoscerla, che questa alla sua richiesta d'acqua non solo desse da bere a lui, ma si offrisse di abbeverare anche sui 10 cammelli, come ci narra appunto il libro di Genesi. Mentre Eliezer pregava, giunse al pozzo Rebecca e quando lui le chiese un sorso d'acqua dalla sua giara, gentilmente la ragazza non solo dette da bere a lui, ma anche a tutti i suoi cammelli. L'uomo, vediamo, beve dalla sua anfora fissandola con meraviglia perché vede in lei l'esaudirsi della sua preghiera a Dio. La giovane si dimostra gentile, ospitale, modesta nei modi e operosa. Inoltre, ci dice il racconto di Genesi, è pure di aspetto molto attraente. Dunque qui vediamo narrato proprio questo episodio biblico, questo incontro. E verrebbe da domandarsi come mai Abramo avesse affidato questo delicato ed importante incarico proprio a questo suo servitore. Probabilmente perché era fra tutti i suoi servitori il più anziano, un uomo sicuramente di estrema fiducia e di fede. Tra l'altro, quando Abramo si trovò avanti nell'età e non gli erano ancora nati i suoi due figli, Ismaele ed Isacco, definì Eliezer figlio della mia casa. Questo perché sarebbe stato il legittimo erede dei suoi beni come un figlio adottivo. In mancanza di eredi, infatti, la consuetudine di adottare come figli dei servi è stata per molto tempo un'usanza comune nel Medio Oriente e come tali essi avevano diritto all'eredità. Ma ne venivano esclusi se nel frattempo al padrone nascevano degli eredi naturali. In questa circostanza è bello notare come i criteri che applica Abramo per trovare una moglie al figlio Isacco non si basino sul ceto sociale o sull'aspetto economico, la convenienza personale o sulla bellezza della donna, benché Rebecca fosse pure di bell'aspetto. I fattori importanti per la scelta della moglie a Isacco erano altri. Non doveva essere una donna cananea, ma di origine ebrea, con lo stesso culto religioso della famiglia di Abramo. I cananei infatti erano politeisti e la natura della loro religione degradata si espletava con rituali anche piuttosto ignobili e talvolta violenti. E questo influenzava anche il loro modo di vivere e la loro etica. E poi nella scelta della sposa contavano i valori personali, la sua compassione, la sua gentilezza, il suo amore per il prossimo, pronta e attenta come vediamo ai bisogni degli altri e con buoni valori morali. In questa bellissima e luminosa opera vediamo lo stile più giovanile e tipico di Jacopo Vignali, caratterizzato da una pittura morbida e sfumata, con quella luminosità e quel colore vivo ereditato da Matteo Rosselli e i suoi tipici delicati paesaggi fatti di luci e ombre. L'episodio biblico è rappresentato con notevole efficacia narrativa, ambientato in un vasto spazio aperto che si perde nel paesaggio sullo sfondo. E l'impostazione piuttosto teatrale dei due protagonisti principali, Rebecca ed Eliezer, al centro della scena. Addirittura il servo Eliezer è rappresentato come un nobiluomo, vestito di abiti sontuosi dai colori sgargianti.
E anche l'abito di Rebecca è molto raffinato, di un bel colore vivo, a testimonianza del gusto e soprattutto delle capacità pittoriche del Vignali. L'attento bilanciamento della composizione, il lirismo delle figure, il delicato paesaggio e il tratto affabile e gentile del pittore sono i segni inconfondibili dello stile di questo poetico artista, Jacopo Vignali. Il pittore è detto malinconico, così definito perché è riuscito a dare sempre ai suoi personaggi una connotazione molto espressiva ed umana. Talvolta piuttosto triste e malinconica nei soggetti più drammatici, ed altre volte più sognante. È un artista molto sensibile, l'artista degli affetti, capace di ritrarre i sentimenti e conferire una straordinaria verità alle figure cariche di naturalezza e bellezza. E dopo questa fantastica visita, questo bellissimo incontro con Jacopo Vignali, qui alla Galleria di Palazzo Alberti, non mi rimane che salutarvi. Ciao a tutti da Palazzo Alberti. Ciao a tutti dalla vecchia Gio.